Ritornati con Radia, Parole in Libertà, il programma degli studenti delle scuole superiori della provincia di Catania su Radio Catania, in compagnia, come ogni martedì, di Luca Allegri e di Carmelo Sfogliano. Ci ha raggiunto la nostra seconda ospite di oggi e la salutiamo, intanto la ringraziamo, è Veronica Parasiliti, direttore artistico della Galleria Museo Mogam. Buonasera Veronica. Buonasera. Allora intanto spiegaci subito questo acronimo, cosa significa Mogam e qual è la peculiarità di questa Galleria Museo che si trova a Catania, di cui adesso parleremo. Sì, Mogam è l'acronimo di Modern Gallery of Arts and Motors e la peculiarità, appunto, come dice il nome stesso, è appunto che è l'unico museo d'Italia ad avere questo connubio arte e motori. Abbiamo deciso di aprire questa galleria per dare l'opportunità ai visitatori di fruire di un bene che accosti queste due forme artistiche, perché le vetture che sono presenti all'interno del museo sono delle vere e proprie opere d'arte, in quanto pezzi unici, alcuni in serie limitata, alcuni che hanno disputato e vinto delle gare, e accostate ad un percorso pittorico che parte dal futurismo ai giorni nostri. Dottoressa Parasiliti, ci dica gli autori delle opere pittoriche, nonché delle sculture all'interno della sua galleria museo. Sì, le opere presenti, appunto, il percorso parte dal futurismo ai giorni nostri, quindi abbiamo degli artisti come Balla, Boccioni, De Pero, Russolo, Sironi, Baldessari per quanto riguarda un po' i futuristi, e poi fino ai giorni nostri con Rotella, Schifano, il nostro concittadino Sciacca, e poi delle sculture di Consagra, Pomodoro, Minguzzi, Greco e altri. Ecco, ci dici anche qual è il filo conduttore di queste opere, sia le tele che le sculture che anche i motori, cioè qual è il trade union che raggruppa, diciamo, tutte queste espressioni artistiche? Il comune denominatore, appunto, il soggetto automobilistico che viene rappresentato nelle tele, e appunto partendo dal futurismo anche tutto ciò che il futurismo ha portato come novità a tutto il Novecento, quindi il progresso tecnologico della periferia, l'aeropittura, tutto uno sviluppo che è partito dal futurismo e che si è sviluppato nel Novecento. Bene, quindi vediamo una collezione che ripercorre comunque 100 anni di attività, quindi tenendo conto che quest'anno ricorrono i 100 anni del futurismo, come si è evoluta quest'arte del motore, della velocità? Si è evoluta per quanto concerne il percorso pittorico. Per quanto concerne il percorso pittorico, appunto, non è stata, come ben sappiamo, storicamente gradita lì per lì questa novità, anche perché Filippo Tommaso Marinetti era un vero e proprio futurista, con l'accezione che diamo di questo termine al giorno d'oggi, e quindi però sicuramente ha dato un contributo non indifferente, tant'è vero che adesso è osannato e che ha contribuito allo sviluppo di un non solo di una corrente artistica, ma di un vero e proprio modus vivendi di tutto il Novecento. Io vorrei che ci parlassi anche dei motori. Abbiamo parlato anche, sì, dell'aspetto artistico, ma quali e quanti espressioni motoristiche detieni all'interno della galleria? Attualmente sono presenti 33 vetture, 3 motoscafi da competizione, una decina di motociclette. Come dicevo, diciamo, la macchina più antica è una da grada, quindi parliamo, è una monoposto degli anni 50, e fino all'ultimo esemplare, l'ultimo per quanto riguarda il nostro museo, di Ferrari, che è una Enzo, quindi del 2004, e tutte appunto hanno una loro storia. Alcune hanno disputato gare, per esempio abbiamo una Formula 2 che è stata quella con cui Andrea De Adamic ha vinto nel 68 della temporada argentina, e che ci ha chiesto proprio la Ferrari per celebrare i suoi 60 anni nel 2007 a Maranello, e con cui ha appunto girato in circuito proprio De Adamic, che ha rimesso le gambe dentro la vettura che ha guidato appunto nel 68 e che è da noi. Quali sono le altre attività della Galleria Museo Mogam?
Allora, Mogam si occupa anche di eventi culturali e di organizzazione mostre ed eventi culturali, perché noi siamo un'associazione culturale che desidera promuovere dal punto di vista artistico e motoristico tutti questi generi di attività. Adesso di questo argomento parliamo tra poco, perché vorrei che ci dicesse Veronica Parzeliti anche come visitare, insomma, il suo museo, però lo facciamo subito dopo la pausa musicale. State ascoltando Radio Parole in Libertà, la trasmissione per gli studenti delle scuole superiori della provincia di Catania su Radio Catania. In studio Luca Allegri e Carmelo Sfogliano. Ci è venuta a trovare la dottoressa Veronica Parzeliti della Galleria Museo Mogam. Infatti con lei stiamo parlando di tanti aspetti, devo dire, molto interessanti. Intanto, ecco, dove vi trovate voi e come è possibile visitare il vostro museo? Allora, noi ci troviamo a Catania, nei pressi della circonvallazione, e la modalità di fruizione è quella di una casa museo, quindi si telefona per prenotare la visita uno o due giorni prima e si prenota la visita per i singoli e per i gruppi, quindi anche scuole e vari gruppi. E posso dare... Diamo le coordinate, certo. Sì, allora, il numero al quale telefonare è il 346-624-5514. Il nostro sito internet è www.mogam.it. E appunto basta telefonare uno o due giorni prima e prenotare la visita per singoli o per gruppi. E ci vuole parlare della storia di questo museo, come è stato possibile metterlo su? Allora, questo museo nasce perché questa collezione raccolta in 35 anni, presso a poco, era conosciuta da tutti gli appassionati di vetture. Infatti la scelta pittorica, l'accostamento pittorico è nato dopo, infatti tutte le acquisizioni del museo sono state fatte ad hoc per essere accostate alle automobili. E quindi, insomma, quando abbiamo visto che in 35 anni veniva richiesta la visita da parte di appassionati di tutto il mondo, abbiamo deciso di istituzionalizzare il nostro museo e di renderlo fruibile, facendo un vero e proprio regalo a Catania, perché questo museo nasce interamente dalla passione di privati, per cui è un vero e proprio regalo alla città, che è nato senza alcun contributo e che noi abbiamo deciso di rendere fruibile per tutti coloro i quali vogliono arricchire un po' di più le loro giornate in questa città. Posso chiederti quali sono le tue mansioni all'interno del museo di cui sei direttrice, però insomma di cosa ti occupi materialmente? Sì, materialmente mi occupo della direzione artistica e non, nel senso che dal percorso di allestimento, dalla ricerca delle opere, dalle visite guidate, perché noi facciamo solo ed unicamente visite guidate, ce ne occupiamo io e mio fratello Giuseppe, ci occupiamo appunto di fare delle visite guidate, io per quanto riguarda la parte artistica e lui per quanto riguarda quella motoristica, e quindi un po' anche tutti gli incontri che vengono fatti per promuovere le iniziative del museo. Bene, quali sono i progetti futuri della Casa Museo Mogam? Allora, il progetto attualmente è quello di aprire con un'inaugurazione, perché abbiamo da poco completato le nuove sale, abbiamo un 2000 metri quadri di esposizione, quindi a giorni preventiviamo di riaprire al pubblico, perché siamo stati fermi per un mese per completare questi lavori, e per metà giugno pensiamo di riaprire e poi in autunno fare subito l'inaugurazione di presentazione. Qual è il tuo pezzo preferito all'interno del museo? Quello che così riscontra più il tuo gusto, quello che ci consiglieresti a noi e a chi ci ascolta di visitare? Allora, per quanto riguarda l'opera d'arte, sicuramente un Boccioni intitolato Automobile Rossa del 1905, che appunto, vista la data, è antesignano del futurismo ed è uno dei nostri pezzi più importanti, ed è stato anche in mostra l'anno scorso al Palazzo delle Esposizioni per la mostra sulla velocità. E per quanto riguarda le autovetture, ho un debole per la Ferrari California del 1962, che è attualmente uno degli Spider più belli al mondo. Io, prima di salutare Veronica, accetto davvero tante cose interessanti e per questo la ringraziamo. Vorrei che ricordassi anche un po' le coordinate per poter, per chi lo volesse, attualmente visitare il museo Mogam, questa galleria. Sì, museo. Allora, è possibile prenotare la visita, anche per informazioni, e telefonare al 346 624 55
0954 oppure 095 714 6637 e se volete visitare il sito è www.mogam.it. Speriamo di esserci guadagnati almeno una visita noi della... Assolutamente. Ringraziamo Veronica Parasiliti, grazie. Grazie a voi. E tra poco parliamo di spazi sociali e comunità giovanili al rientro.